Dalle cinque giornate di Bruxelles all'Europa, forse del XXI secolo? Direttore, tu che stai in Europa, che sei a contatto con questi partiti e questi movimenti, anzi, dai una breve nota: in Europa come siete collocati? Sì. Vabbè, il partito della sinistra europea raggruppa quasi tutti i partiti che sono. A sinistra dei partiti social, dei socialisti e socialdemocratici, quindi il Partito Comunista Francese, il gruppo di Mélenchon, oppure Schierda Unida in Spagna o il Blocco dei Schiera in Portogallo, la Linke in Germania e così via. Siamo in tutti i paesi, e, e siamo nel Parlamento europeo. Stiamo nel gruppo del, della Sinistra Unita, del Gue che diciamo così. E all'opposizione della Commissione, siamo l'opposizione di sinistra all'interno del Parlamento europeo. Eh, Sull'accordo che è stato trovato a Bruxelles, in Italia eh, ci sono state due eh, versioni, perché in Italia tutto è riportato a, a essere una partita di calcio, in Italia ci sono sempre solo due, uno o l'altro contro. Io penso che invece non ci sono solo due, ci sono più punti di vista. I due punti di vista maggioritari sono sbagliati. Il primo è stato eh, magnifico accordo, splendido, eh, ci mancava la bottiglia di champagne. E l'altro Salvini, questo è il governo, il presidente. L'altro Salvini che dice non si è successo niente ragazzi. Invece io penso che no, che non è un magnifico accordo, ma qualcosa è successo. E nello specifico io penso così: che questa volta hanno fatto l'Europa sul serio perché hanno trovato il modo le classi dirigenti eh, non le classi popolari i dirigenti si sono messi d'accordo la Merkel e Macron si sono messi d'accordo davvero e hanno deciso che dentro la crisi della globalizzazione dovuta anche al coronavirus eh, l'Europa stava assieme non hanno fatto le stesse cose del 2008 o del 2010 no, stavolta hanno fatto un'operazione e hanno pensato a uno sviluppo dell'Europa. E questo uno potrebbe salutarlo ed è penso un fatto positivo. Eh, la domanda che bisogna farsi è: uno questo sviluppo è, è buono? E io penso che abbia dei grandi limiti. Perché è uno sviluppo che mette di nuovo in punta la Germania, poi la Francia e per l'Italia l'Italia ha un ruolo molto basso. Stiamo perdendo capacità produttiva. Secondo, oltre ad essere discutibile da questo punto di vista? Deve far riflettere che l'unico punto del bilancio normale dell'Unione Europea che hanno aumentato è quello per le spese militari, per l'esercito europeo, cioè c'è un'idea di costruire l'Europa come superpotenza eh, militarizzata, è sbagliato. Noi dobbiamo fare un'altra operazione, dobbiamo fare un'operazione di costruire un'Europa dei popoli. Ma la Merkel direttore è rossa perché in questo momento è la più a sinistra di tutti. Cioè naturalmente la Mute come la chiamano, io faccio sempre le domande provocatorie, sicuramente lei ha a cuore la Germania, però ha capito che questa volta la Germania deve dare. Cioè deve fare... No, non deve dare. Ha bisogno che ci siano anche gli altri. Perché la Germania da sola non ha il mercato per vendere le merci che produce. E visto che il 60% delle merci tedesche le vende in Europa, la Germania ha bisogno dell'Europa. Eh, non è la più a sinistra, i colori non sempre sono politicamente rilevanti. Lei è la, la borghesia europea, stime a Macron. E io penso che la cosa, ad esempio, eh, non va, perché se voi pensate all'Italia, alla fine della fiera eh, l'Italia avrà molti prestiti che saranno da restituire e tutti questi prestiti finiranno per essere conteggiati come debito pubblico. Già adesso noi siamo eh, alla a 2500 miliardi di euro di debito, finiremo al 160%. Allora che cosa succederà? Che tra un paio d'anni questi signori, la Merkel, Macron, ci diranno "Eh, ma l'Italia deve rientrare da questo debito". Allora i soldi che oggi prendiamo in prestito non solo saranno da restituire domani, ma dovremmo fare i tagli per far rientrare la spesa sotto i parametri. Per questo questa Europa non va bene e bisogna cambiare, perché o si costruisce un'Europa, diciamo così, dell'eguaglianza e quindi dell'eguaglianza sociale in ogni singolo paese, bisogna far pagare i ricchi e non i poveracci, ma dell'eguaglianza anche dentro l'Europa. Non è possibile che la Germania produce, esporta e noi dobbiamo pagare. Bisogna riequilibrare anche l'industria. E quindi per questo noi abbiamo proposto una cosa che però non hanno preso in considerazione. Ripetiamola, regia poi ti fa... No, la... no, no, noi abbiamo detto una cosa semplice. Ecco, abbiamo questo... detto deve intervenire la Banca Centrale Europea e deve finanziare direttamente la spesa. Può farlo non solo come fa oggi comprando i titoli di Stato italiani o quelli che verranno fatti dal Recovery Fund. Ma può farlo finanziando direttamente, ad esempio, la spesa sociale, la spesa sanitaria, emettendo titoli a tassi di interesse negativi, cioè che non si hanno da rimborsare. Uno dice: Ma come? La banca centrale ti dà i soldi e non glieli devi ridare? Sì, come capita in tutto il mondo perché capita con la Banca d'Inghilterra, capita negli Stati Uniti con la Federal Reserve, lo fanno i cinesi, lo fanno tutti perché. La moneta, che, è, di, che è, una, è un bene comune fiduciario, la moneta della più grande potenza economica, perché l'Europa è come è. gli Stati Uniti, non, è, non siamo un piccolo staterello eh, disindustrializzato, siamo una grande potenza. La forza economica dell'Europa permetterebbe di fare delle spese che non debbano essere rimborsate. Qualcuno da casa dirà: Ma questo non è possibile, questo è matto, ha bevuto Ferrero. Vi segnalo una cosa: il miracolo economico, quello che c'è stato in Italia tra gli anni 50 e 60, quando l'Italia cresceva del 6-7%, c'è stato perché lo Stato spendeva in deficit. Cioè, la Banca d'Italia faceva esattamente questo mestiere di mettere fuori soldi che non venivano direttamente rimborsati. Perché tutti i grandi sviluppi sono stati fatti attraverso questo meccanismo. Il punto è che quei soldi debbono essere usati per produrre ricchezza. Questo è il punto. E non ville, panfili e quant'altro. Però, qui, direttore Ferrero, due riflessioni. La borghesia tedesca. Ferrero è di Torino, quindi. La Fiat sì, maretto. però, la classe borghese italiana non ha avuto la capacità di quella tedesca Assolutamente. perché nessuno se lo ricorda. Io l'ho sempre detto. Cuccia, che dicono che sia stato un grande uomo, che non abbia lasciato nulla di che forse non si è messo nulla in tasca. Lui viveva bene perché sposò la figlia di Beneduce, il fondatore dell'Iri però rovinò la Fiat con il tuo amico Presidente Romiti perché in quegli anni se la Fiat avesse lavorato con l'idea della Volkswagen della Mercedes o della BMW noi oggi avremmo avuto una grande industria e questo è un po' il dramma della borghesia italiana che ha pensato solo all'orticello tu hai vissuto il Parlamento i grandi capitani di telecom e tutte le vicende questo forse gli altri stati eh, ce lo fanno un po pesare la domanda è provocatorio no no ehm, la Fiat purtroppo la conosco bene perché ho cominciato a lavorarci quando avevo 18 anni e mezzo come operaio diciamo per cui l'ho conosciuta no io penso che i padroni italiani ehm, ovviamente il discorso non vale per ogni singolo certo. vale in particolare per i grandi, sono stati bravissimi, o sono stati comunque bravi, a farsi i soldi per loro, pensate alla famiglia Agnelli, sono pieni di quattrini oramai vendono i pezzi, ad esempio stanno regalando la Fiat ai francesi eh, e si fanno dare i soldi a loro. E Elcan, questi qua prenderanno i 6 miliardi che lo Stato italiano presta alla Fiat, non finiranno in investimenti produttivi, verranno utilizzati per dare la buona uscita alla famiglia Agnelli in modo da regalare i posti in consiglio d'amministrazione ai francesi. Disastro, sono dei vergognosi Lazzaroni. Questi signori anche questo riprendetelo eh. e mettetelo in No, ma riprendete. è così eh, 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 si eh. sono fatti i soldi eh. e poi sono stati bravi a lottare contro gli operai esatto. perché sono riusciti a sconfiggere la classe operaia non sono stati così bravi a costruire la competizione esatto. nel mondo esatto. cioè sono stati dei bravi padroni contro gli operai dei pessimi imprenditori e degli ottimi prenditori questo è. invece in Germania gli va Eccellente. riconosciuto Eccellente. hanno una classe dirigente industriale e bancaria che ha costruito un apparato industriale enorme, enorme. E, e quindi è chiaro che quello è merito loro ed è anche demerito nostro. Segnalo che in Italia, fino a quando c'erano le partecipazioni statali, cioè c'era l'intervento pubblico in economia, l'Italia aveva delle industrie pubbliche. Che al di là delle sfottiture sul fatto che l'Alfa Sud costava certo. e avanti, teneva tecnologia avanti, e che l'ultimo pezzo che è rimasto in Italia di apparato industriale tecnologicamente avanzato è fin cantieri e fin meccanica, cioè un pezzo pubblico. Bisognerebbe ragionare sul fatto che i francesi non hanno mica svenduto tutto. E in Germania tutte le banche regionali, che sono quelle che finanziano il sistema produttivo a livello regionale, sono tutte pubbliche. In Italia, invece, questi delinquenti di ceto politico, dal PD fino alla Lega, insieme con questi imprenditori prenditori, hanno smontato tutto cosa c'era di intervento pubblico. Oggi in Italia, prima si citava Cuccia. Che cioè. ha sposato la figlia di Beneduce, che è stato il primo, è stato quello che ha fondato l'IRI. Noi c'è bisogno di rifare l'IRI, abbiamo bisogno che non vuol dire mettersi a fare i panettoni. Ma a voi sembra normale che in Italia c'è stato il coronavirus? C'è il coronavirus. Non avevamo le mascherine e non eravamo in grado di produrle, c'è stato un mese, cioè de dei tempi assurdi, parlano del just in time, non avevamo le mascherine. Non avevamo l'industria chimica in grado di produrre i reagenti eh, per fare eh, i, i, la possibilità della verifica, delle analisi. A voi sembra normale? A me pare che è evidente che un paese come l'Italia debba avere un apparato industriale e, visto che non lo fanno i privati, lo dovrà fare lo Stato che garantisca l'autonomia del popolo e del paese italiano rispetto ad esempio a una pandemia come quella che abbiamo avuto ma che ad esempio garantisca una riconversione ambientale delle produzioni perché non potremmo mica continuare a demolire il pianeta come stiamo facendo e allora bisognerà pensare la Germania ha fatto un piano di investimenti adesso da 150 miliardi di euro lì non solo hanno progettato l'auto elettrica ma puntano già all'idrogeno noi le auto elettriche compreremo quelle degli altri perché la FIA ne ha presentata una ma non ne è ancora messa in produzione, è fatta, è fatta di cartone quella lì che hanno fatto, no? Sembra quelle de, del teatro, no? Ma non ci sono auto elettriche produttive. Allora, in questo senso c'è bisogno in Italia non di fare industria che distrugga il paese. Ma di avere un, un intervento pubblico che sia anche industriale per fare una riconversione ambientale delle produzioni. Questo è il nodo che abbiamo. E poi ci abbiamo bisogno del riassetto idrogeologico del territorio, perché frana tutto, la progettazione dell'agricoltura. Ci sono delle cose. Adesso io vi chiedo scusa perché ah. mi allargo. Ma noi abbiamo a Salerno c'è un distretto che fa casse da morto è un'industria. Che quella pare che non vada alla fine quell'industria. Esatto. A voi sembra normale che tutto il legno per fare quelle casse da morto viene da fuori? Viene dal Canada davanti? avanti. Abbiamo in Calabria le foreste, non passa una pianta per essere tagliata. Ma si potrà pensare in Italia al fatto di fare il riassetto del territorio? Il fatto di sviluppare l'industria boschiva, di fare la carta che serve, di fare eh, quello che serve dal punto di vista dell'uso del legno, per sviluppare il paese. E qui ritorniamo. Che per questo tenere l'ambiente e l'occupazione. Questo è il nodo che abbiamo. E ricreare una classe borghese che veda una prospettiva. O, o creare no. una classe no. dirigente non no. borghese. Eh. Ma che gestisca le cose pubbliche come hanno fatto i Berlinguer, come hanno fatto i Beneduce, cioè di questo.